alle spalle e qui davanti a me per essere venuti. Vedo tra voi tanti amici, tante facce conosciute. Passiamo subito, come dire, nel vivo, entriamo nel vivo di questa presentazione e qui ho bisogno un po' della collaborazione di tutti voi. Allora, siamo in un tempio della pallavolo, quel tempio che ha visto appunto questa storica produzione, ma storica non solo per la società, ma anche per la nostra regione. Queste ragazze ci rappresenteranno nell'anno, nel campionato che verrà. Per questo motivo abbiamo, come dire, davvero l'onore e il piacere con noi uno dei volti più belli, ed è il caso proprio di dirlo, della pallavolo nazionale. Regina dei parquet ma anche di bellezza. L'avete vista prima tra di voi, io la presento. Esatto, ho visto che hai quel metro e mezzo di tacco. Ci siamo quasi. Però la trappola anch'io, perché è abbastanza. Sì, però io ho dovuto compensare anche con trucco e parrucco, cioè proprio. Vabbè, speriamo di esserci riusciti. Detto questo, noi siamo qui in un bellissimo momento, quello della presentazione di un progetto, non semplicemente di una squadra, che è riuscita a fare davvero salto importante. Questi salti si possono fare oltre che grazie all'impegno che si mette in veste nel campo, ma anche in panchina, grazie anche al, come dire, sostegno, alla come dire, follia se vuoi, no? Di chi sposa questo progetto. E quindi grazie innanzitutto al dottor Schiavone e alla Contola. Ringraziamento ovviamente a Corpora, che è ancora più vicina alla squadra, che entra comunque nel sociale. È sempre importante, credo anche da atleta, avere un sostegno tosto, importante dietro, perché è bello giocare ma è bello avere anche un apporto. Quindi insomma si fa un in bocca al lupo allo sponsor e a tutta la squadra. Assolutamente sì. Allora, noi siamo qui veramente tra amici e grazie solo a tifosi o a sponsor, come li vogliamo chiamare, ma sono tutti amici, soprattutto gli sponsor, no? Esatto, anche perché alla fine ci si basa tutto su questo, no? Per essere vincenti bisogna avere comunque una base solida sotto, e quindi l'importante è che ci sia un clima buono, positivo per affrontare tutto il campionato e non con un ottimo atteggiamento. Allora, quindi ringraziamo chi è stato vicino, chi è a questo gruppo, quindi Corpora, main sponsor, il comune di Gricignano d'Aversa, nella persona del sindaco Andrea Moretti, grazie dottore, tifoso e tifosissimo, e poi grazie alla banca di credito cooperativo San Vincenzo De Paoli, Casa Giove, il direttore, il dottor Antonio Francese. Nella persona del dottor Aldo Pettoruto, allo scritto grazie al signor Antonio Diana, e poi c'è da qualche parte una zanzara, grazie a Maurizio Di Meglio di Zanzara Store, Oraco nella persona del direttore Massimiliano Pecora, Simsus e Pizzetta sponsor tecnico. Però come tu sai, che diciamo tu oggi sei anche donna di spettacolo, no? Vediamo un po'. Spettacolo sicuramente a casa con due bimbi piccoli, perché ci sono degli show in casa assurdi, però insomma faccio anche altre cose oltre a pallavolo. Sappiamo tra l'altro che a Napoli ci sei spesso, se non sbaglio. Sì, adesso ci sarò anche più spesso perché ho un paio di progetti appunto qui a Napoli, quindi sono molto contenta perché io ho giocato molto vicino a qui, ho giocato a Napoli, quindi ho molto spirito, ecco, vostro, mi ritrovo molto molto bene, molto più a casa qui che su al nord. Abbiamo il piacere ovviamente di avere qui con noi chi
federazione, io so che tu lo conosci, eh? Presidente della federazione IPA della Campania, l'avvocato Ernesto Boccia, prego presidente. Un'altra istituzione l'abbiamo citata prima, il dottor Moretti, sindaco di Gris Punta Verde, ci raggiunge. Ho l'onore di presentare la terza donna del Corpore Gricignano, Tina Busto. Presidente, è la presidentessa che gli ho fatto i complimenti perché ha una linea super sportiva e una bellissima donna. Direi che è in linea con la squadra. Allora, io adesso cedo io il microfono. Inizio dal presidente Boccia, non me ne voglia il presidente Musto, per un saluto e un in bocca al lupo a questo gruppo, tutto il gruppo. L'annata si è saltata, noi ci aspettiamo a risultati continui, quindi ieri sono stata ad Aversa a fare in bocca al lupo alla squadra. Quest'anno noi chiediamo alle ragazze di darci grosse soddisfazioni per la campagna. Noi abbiamo anni in luce, anche qua Pizza, la Zanna, veramente dei momenti eccezionali, la due, così è spinta la luce, la riaccendiamo adesso, speriamo che questa luce non si fumi più, non si fumi. Quindi un bocca al lupo a tutte le ragazze, alla società, agli sponsor che seguono una società giovane ma che ha grosse ambizioni, quindi per noi non ci resta che aspettare subito l'inizio del campionato per trovare il campo per fare il punto per la cosa dire, che inizia una nuova avventura. La squadra di Gricignano, oggi Corpora Gricignano, grazie al contributo e allo sponsor che esiste sul nostro territorio e che sicuramente ci darà delle soddisfazioni. E noi non possiamo fare altro, anche come istituzione, di fare un in bocca al lupo a questa società, a questa squadra. Siamo sicuri che ci darà delle grosse soddisfazioni, lo meritano loro, lo merita Gricignano, che assurge agli onori sicuramente della cronica sportiva della pallavolo nazionale, quindi siamo sicuri che porteremo in alto questo nome. Un ringraziamento va naturalmente anche agli altri sponsor che hanno dato anche loro il loro contributo e sicuramente si impegneranno anche in prospettiva, sono sicuro che lo faranno anche in prospettiva, anche altre aziende che sono sul nostro territorio, il territorio anzi di Gricignano. Lui è una bella, una furia, una forza della natura, quindi non ci immaginiamo abbia potuto fare di tutto. Quindi scende il campo secondo allenatore. Ma ha detto però, con la Gigi, con la G.
Thank you.
Durante il video.